Ciao a tutti ragazzi, sono Alessandro. Oggi ci troviamo al D'Agostini Lab per parlare di Rotel. Rotel è un'elettronica veramente molto interessante perché ha un rapporto qualità-prezzo incredibile. Riesce già con il piccolino di casa Rotel che si chiama A10 ad entrare nel mondo dell'alta fedeltà, quindi chi vuole già un amplificatore con trasformatori toroidali, ingresso fono e ingressi in linea. Segue dopo la 10 la 11, che è uscita anche nella nuova versione Tribute, è un tributo a Kenny Shibata, ingegnere che sicuramente tutti ricorderemo, che purtroppo è venuto a mancare. Aveva iniziato una collaborazione appunto con Rotel su questo amplificatore A11, quindi un amplificatore anche di fascia media, proprio per dare la possibilità, tra virgolette, a chiunque di entrare nel mondo dell'alta fedeltà e di avere un amplificatore dalle prestazioni molto interessanti, facendo l'amplificatore A11 e il CD11, quindi il CD della sua serie, appunto Kenny Shibata Tribute. Dopo il modello A11 abbiamo l'A12 e l'A14. Della serie stereofonica si continua a salire con la serie RA per poi approdare alla serie Mici. Della serie Mici abbiamo due integrati, l'X3 e l'X5, il preamplificatore che vedete in questo momento accanto a me e poi i due finali di potenza, uno stereofonico e uno monofonico. Lì invece vediamo il modello multicanale, il modello audio-video di ultima uscita, display centrale molto carino che dà tutte le informazioni del caso ed è appunto un amplificatore per il multicanale, quindi per gli impianti audio-video. Quindi è un'elettronica di altissima qualità che parte anche da prezzi molto competitivi e permette appunto, come dicevo, di comporre un bel impianto stereo senza necessariamente dover alzare di tanto il budget. Ovviamente io vi invito a venirli a vedere e a provare presso i nostri punti vendita e così ci ascoltiamo un pochettino di musica insieme. A presto!